Amici miei, siamo tornati finalmente dopo 2 settimane sulla nostra campagna e volevo dirvi 2 cose. La prima, negli altri video ho notato che avete sempre chiesto, e questo lo apprezzo perché vuol dire che vi piace tanto la campagna, quando io avrei pubblicato un nuovo video di Warhammer. E più o meno la cosa è andata così. Dov'è Warhammer? Dov'è Warhammer? Warhammer, vogliamo Warhammer. Ehi, perché non fai Warhammer? Vi ringrazio davvero tanto per i commenti che voi mi scrivete sempre, che io passo dei buoni minuti a leggerli e mi diverto un casino a leggere le vostre opinioni. E tengo a precisare che quando io non posso inserire tutti i commenti è per mancanza di tempo, quindi cerco di prendere quelli che sono più o meno i commenti che evidenziano le opinioni che nella stragrande maggioranza dei casi emergono fuori. Ma ciancio alle pande o ai panda e iniziamo subito la nostra campagnola su Total War. Riprendiamo da dove abbiamo terminato. Vi ricordo, perché abbiamo una situazione un pochino migliorata rispetto agli episodi passati, perché ovviamente essere nella merda e essere inguappati nell'etame di mucca, e per merda intendo la merda di essere umano, è sicuramente migliore rispetto alla merda di mucca, o forse no. Comunque, da una situazione di merda a una situazione di stramerda, noi abbiamo cercato di uscirne fuori con questo, il nostro, vi ricordo, grandissimo Helmut Feuerfeig-Buck Memorduro, che sta razziando il cimitero delle Langeship e che forse, non lo so ancora, non ne sono ancora sicuro, si appresterà a razziare altri territori nel nord. Quindi la sua spedizione millenaria, epica, degna di una saga norrena, spedizione punitiva del nord, è ancora in atto. Ma abbiamo la Bretonia che cerca di difendere Salismund dall'attacco degli Skyling al nord. Abbiamo sempre il problema del caos che è nascosto. L'Urid Zoritellone ancora non si è più fatto vedere, chissà dov'è nascosto, quindi potrebbe ancora farsi vedere magari dall'ombra e distruggerci una delle nostre cittadine, come ad esempio Camperbad è stata distrutta da quel figlio di puttana. Ah, Talogast Rubanima adesso si chiama, non più Talogast Giant Slayer. Eh sì, perché devi capire che mia nonna aveva una bellissima maschera che forse gli storici ritenevano fosse la maschera di Agamemnon, ma invece adesso io ho rubato la testa a mia nonna, l'ho immersa all'interno di un pentolino pieno di oro colato, l'ho presa, l'ho plasmata e adesso ho una bellissima maschera chiamata Rubanima. Chiamami pure Talogast ruba marmellata. Questo figlio di puttana dobbiamo ammazzarlo perché ci sta aumentando sempre di più il disordine pubblico e la corruzione del caos in questa regione. Tant'è vero che Alvise ci ha detto che questa in realtà non è lava, ma questa è marmellata e potremmo prendere un pochino di pancarre e mangiarla. Probabilmente risolveremo la situazione invece che evocare il Papa con tutte le sue macumbe. L'altro problema sono i soldi, perché noi dobbiamo aumentare l'introito, non so come, probabilmente costruendo qualcosa all'interno del Reichland. Alcuni di voi mi hanno detto migliora la Darsena imperiale perché con gli introiti che hai non potrai campare a lungo. Il problema è che non avendo soldi per poter arrivare a 4.000 non so come farò. E inoltre mi avete detto che avrei dovuto reclutare, come Beppe mi ha detto, prima gli spadaccini e compagnie belle, poi dopo questo. L'ho fatto principalmente però per togliere la fucina. Dovrei togliere la fucina, quindi altri soldi in arrivo. Forse con quelli mi costruisco la Darsena. Forse, non so ancora, non sono ancora sicuro. Per quanto riguarda la guerra in Transilvania, qui contro i vampiri succhiasangue, ci sono 2 fazioni come sempre. Chi mi ha detto che non gli convince la faccenda, forse perché loro stessi sono dei vampiri, oppure alcuni mi hanno detto che grande, continua così, vede di ucciderli altrimenti tanto la campagna è fottuta. Quindi Peppinazzo mi ha detto che attaccare i vampiri potrebbe essere una buona idea, però ripensandoci l'ha detto. Quindi ha detto butta giù le città, devastale, perché l'unico problema di queste città, come potete ben vedere, è la corruzione vampirica, che è veramente grossa, è veramente enorme, quindi sarebbero città ingestibili dove se io provo soltanto a governare dei morti. Ma vi immaginate voi a dover dire a degli zombie di costruirvi la città e di governare con le loro leggi, le nostre leggi? Invece Werther è colui che dice non ti conviene farlo perché sono un vampiro. Cioè, questa è la spiegazione razionale scientifica da cui ho tratto questo commento. No, in realtà dice non ti conviene farlo perché potresti prenderla in tasca. Io invece vedo che se dovessi riuscire in un tentativo disperato a distruggere queste 3-4 città con una battaglia campale, potrebbero approfittarne questi dello Stirland, dell'Averland, anche se vedo che sono sotto assedio fra 8 turni. Quindi l'esercito principale è a questo... Cosa sta succedendo? Ragazzi, non vedo più
lo schermo. Questa è una maledizione dei vampiri. Eccomi qua di nuovo. Non so cosa fosse successo, ma veramente mi era andato in crash la scheda video, penso, perché non vedevo più nulla, ma sentivo comunque ancora i rumori. Sentivo Manfred il vampirazzo che mi diceva. Quindi la questione dei vampiri è ancora da comprendersi, perché se noi abbiamo soltanto il nostro imperatore, noi dobbiamo comunque per forza di cose avere qualcuno qui. Quindi la cosa che dobbiamo aspettare ancora prima di attaccare i vampiri è: uno, farmi l'esercito di là, e due, aspettare che il nostro Feuerbach torni a casa. Ma prima di ciò, infatti, alcuni di voi mi hanno detto: non ti conviene continuare ad attaccare queste regioni desolate, tipo il fiordo dei troll, il luogo di ritrovo dei Bjornling, la casa di Ragnar Parlemosce, non ti conviene distruggere questi territori perché perdi troppo di logoramento. Ma quello che io voglio fare è seguire un mezzo consiglio, cioè come quello di Shadow Master. Cioè lui mi ha detto: continua a saccheggiarlo, lo prendo fino a un certo punto, nel senso che continua a saccheggiare la Baia del Ghiaccio, distruggo il cimitero delle Langeship, mi prendo i soldi della Baia del Ghiaccio e torno a casa. Con questo poi potrò attaccare i vampiri e sperare di mantenere l'attacco contro i maledetti del caos. Nel frattempo continuo a reclutare l'esercito e fine, e tutto questo. E adesso passiamo ai commenti seri, cioè quelli che veramente voi tutti stavate aspettando. Secondo il gufo è l'ora di utilizzare la Genki Dama. Proviamo qualcos'altro. Domandone allo scazzone: ma quante volte cucini i gatti? Ci hanno scoperto, buttateli dalla finestra. E come Mr. Regus, che colpito dalla nostalgia, dice che gli manca tanto l'ora esatta e il topastro. Ma beccati questa sfilza di ricordi, amico mio. Adesso possiamo cominciare. Una cosa che ho notato è che hanno aggiunto una nuova fazione con quei famosi DLC Frelsy che la CIA cerca di spacciarci come un drug dealer sotto casa nostra. Potete vedere che abbiamo il clan di Angrun, che ha una bandiera figa. Porca puttana, l'avessi scoperto prima, ci avrei fatto una campagna sopra. Sembra tanto la bandiera dell'Islanda, gli stessi colori, bianco, blu e rosso. E tra l'altro, siccome è appena stato inserito questo clan, ci vede bene. Non ha questo Khazran fronte truce, o come cavolo si chiama, probabilmente proviene dall'Islanda più profonda, e dunque voglio fare una relazione buona, amichevole con lui, assistito alle malefatte del nostro imperatore Carlo Franciscone, che molto probabilmente non gli ha ancora fatto assaporare il gusto del martellazzo. Però vediamo di riprovarci ancora una volta. Accordo commerciale con i nani, e non vogliono saperne. Io non ho uno sbocco commerciale con questi, però un patto in un'aggressione, attenzione, l'hanno accettato molto bene. Vediamo se un'alleanza difensiva la vogliono fare. No, però sono molto forti, sono a grado di forza 11, sono in guerra con l'Averland, gli Skyling e automaticamente il Caos. Quindi abbiamo forse degli alleati che ci proteggono da a sud, dagli orchi, e anche possono aiutarci contro i vampiri se una volta dovessimo entrare in guerra con loro. Sono in deterioramento, accidenti, col clan di Angrun. Probabilmente questo è un clan, io non so niente della storia, ma probabilmente deve essere un clan questo che si è separato evidentemente dai nani, che non è ancora sotto il loro controllo. Guardate qui che bellezza, ma c'era le Malelande qui, chi c'era? Non mi ricordo, c'era Estalia, Italia, che cavolo c'era che ha sostituito questo territorio? Comunque, vediamo di riprendere. Abbiamo Cadorna che potrebbe fare qualcosa di più degno sicuramente rispetto a stare semplicemente lì a non fare un benamato cazzo nel sud di Nuln. Direi di passare il turno, perché dobbiamo capire cosa e in che modo muoverci. Abbiamo Kislev che è assediata da una piccola guarnigione del Caos, ma non ci dovrebbe dare problemi, mentre il Caos avanza imperterrito ad ovest. Per quanto riguarda l'annessione con l'Ustland, alcuni di voi mi hanno detto che, attenzione, qui avanzano ancora gli Skyling, mi hanno detto che non mi conviene inglobare l'Ustland, e fino a questo punto io vi do ragione, ovviamente non tutti. Potente signore, il cosa vuoi o meno? Certamente scelto te per la grandezza. Ma cosa cazzo dici? Grazie per il mio pene. Mia guida, il tuo enorme potere pene. È in crescita. Pene. Come fosse ispirato dal da mio una pene. Forza divina. No, dal mio pene. I nemici tremano dinanzi al mio pene. Al mio pene. Ma quanto è brutto quel corvo albino che hai sulla spalla? Pensi di fare il figo simil Thor, simil Odino? E invece sei soltanto un cretino, Omero. Attenzione! Attenzione, soldi! Soldi, soldi, soldi! 6.000 più... Ti amo, Omero. Perché non vieni a farmi visita un pochino più spesso? Fu Magnus di Nuln! Attenzione a mettere fine all'epoca dei tre imperatori sconfiggendo il condottiero del caos, Asavar Kul. È tutto un nome. Sulla scia di questa vittoria l'impero fu unito per fronteggiare un'altra invasione del genere. Dobbiamo essere uniti di nuovo e con provincia al servizio dell'impero. Imperator occupa e saccheggia diversi insediamenti, circa 10, 6.000 e 2.000. Molto bene, fazione distrutta, Kislev annientata dal caos. Un solo governo,
mondo. L'epoca delle faide tra conti elettori e delle futili liti tra province è finita, come dicono a Trieste. La minaccia improveniente dal nord può essere ignorata. Non può più essere ignorata. Io comunque l'avrei ignorata. Per affrontare gli eserciti del caos, l'impero deve essere unito. Solo allora l'umanità avrà una possibilità. Attenzione, il caos ha un territorio possibile? Ah no, si è messo in modalità difensiva. Attenzione che comunque questo Onirath Rogallunas è pericolosamente vicino a Beshafen. E prima che io possa fare qualcosa me ne devo andare da questa situazione. Quindi devo continuare a reclutare qualche uomo, perché non posso certamente affrontare un esercito enorme di vampiri con un misero esercito, veramente un esercito che farebbe ridicolezza. Ma perché non posso... L'insediamento di provenienza è sotto assedio? Qual è l'insediamento di provenienza sotto assedio? No, che è sto bug, ragazzi? Cos'è questa storia? L'insediamento è sotto assedio. Cioè, così, dal nulla adesso non posso più reclutarli. Ah, perché ho distrutto la caserma, forse. Mannaggia a Minerva. Prendiamo archibugeri, spadaccini, lancieri per bloccare i mostri. E basta a questo punto. Accidenti, speriamo che Onirath Rogallunas non venga a farmi la festa insieme a Lurid Zoritellone che sbuchi chissà da dove. Chissà da quale punto. Ma il nostro Vasili, quiet. Ci deve dare... Madonna, Omero, vai via. Non ti voglio più vedere da lì. Aumentiamo il cavallo da guerra, vai. Grande Vasili. Vasili rimane silenzioso nel sud. Anzi, nell'est. Oh, ma chi è questo? È arrivato dal lazzaretto di Venezia, questo lebbroso Azubor Hemphon, il nuovo sviluppatore tecnologico dell'iOS 45 dell'iPhone. E stiamo perdendo controllo per quanto riguarda il caos qui, non tanto nel Reichland ma nelle altre regioni. Allora, torniamo alle nostre faccende nel nord, ma non prima di aver sistemato quel figlio di merda di Talogast Shion Slayer, che adesso si chiama in un altro modo bellino. Non so che fine abbia fatto il papa, forse me l'hanno accoppato, ma è l'ora di accoppare questo maledetto. Successo! Ma perché l'hai ferita e basta? Perché l'hai ferita e basta, Bledic? Devi affinare le tue armi, soprattutto il tuo pene devi affinare. Io mi immagino lì col rollino per affilare le spade, lui si mette ad affilarsi il pene. Vediamo se il Nordland a questo punto vuole unirsi alla confederazione. No. Allora facciamo un'alleanza militare. No. Alleanza difensiva a questo punto. Moderata. Ok. Hanno accettato la nostra alleanza difensiva. E guardate, questi pezzi di merda, questo baffuto merdoso, ora si vuole unire alla confederazione. È alto, ma a questo punto gli richiede un pagamento che probabilmente rientrerà nelle mie casse. Un pochino come se Equitalia chiedesse agli evasori fiscali di richiedergli i soldi. Alleanza militare 500 di soldi. Ma io non voglio l'alleanza militare. Come siamo finiti da fare un'alleanza militare a richiederti la confederazione? Vabbè, facciamo una lezione alla confederazione senza richiederti nulla, soltanto perché sono generoso. E abbiamo, ok, aumentato, oltre che prendere un nuovo territorio e sbloccare una nuova battaglia, la zanna runica del Reichland, perché evidentemente era un territorio quassù abbastanza importante, l'attività della Norsca del Mare degli Artigli aumenta di giorno in giorno. E Karl Franz, se vuole dimostrare il suo valore, deve reagire, ma deve avere bisogno del proprio esercito. Quindi, batteria di razzi di tempesta infernale, forse mi dà una batteria di razzi di tempesta infernale, se raggiungo questo punto. Comunque ho fatto molto male a riunire questo esercito, o perlomeno a riunire questa provincia, perché mi toglie tanti soldi mantenere questo grosso esercito, e tra l'altro la ribellione sarà imminente. Quindi faccio quello che mi avete detto. Intanto abbiamo già una caserma, quindi abbiamo già un campo di adunata. La cosa che faccio è togliere il campo di adunata presente a Marienburg per poter aumentare l'ordine pubblico. Con i soldi che abbiamo avuto nell'ultimo passaggio turno aumentiamo la Darsena, quindi costruiamo la statua della sirenetta davanti al porto di Marienburg, così Christian Andersen sarà contento, e togliamo dalle palle questo esercito. Ok, non sembra essere troppo gravoso sull'ordine pubblico di Gorschel, quindi cosa facciamo? Come si chiama? Theoderic Goister? Lo togliamo e lo mandiamo a calci in culo. Speriamo di poter aumentare l'ordine pubblico con la riduzione di questo campo di adunata. Però era una cosa che volevo fare, tanto perché quel territorio lassù nel nord era inutile. Alcuni di voi mi hanno detto conquista, comunque espanditi. L'ho fatto, ma non lo farò a scapito dell'Ustland, perché ci sono troppi nemici e sarà ingovernabile la faccenda. Quindi che se la tengano quei maledetti degli Skyling. Quindi questo è il nostro impero. Non so per quanto rimarrà questo territorio che potete vedere nell'estremo occidente. Però abbiamo fatto una buona mossa, almeno è quello che io credo. Vorrei tornare un attimo al cimitero delle Langeship con il nostro caro amato membro duro, che è una cosa che mi fa incazzare, che io non posso razziare con le navi. Quindi devo per forza sbarcare,
distruggere la città, beccarmi il freddo invernale logorante e radere al suolo. Quindi io non posso utilizzare le navi, non ci sono per fortuna i combattimenti navali, per fortuna, lo ripeto. Ma intanto gli abbiamo distrutto un territorio a questi maledetti. Vediamo se ora vogliono un... Non vogliono niente, perché loro sono proprio pazzi, sono partiti per la tangente, quindi non abbiamo speranze. Ma speranze noi avremo se utilizziamo i soldi in maniera abbastanza proficua. Attenzione, vedete, il Wissenburg è stato distrutto, cioè è stato annichilito, distrutto, completamente devastato per via della presenza dei vampiri. Vediamo, potrei colonizzare, come qualcuno di voi mi ha già consigliato. Quindi, quello che prima devo fare è rifare una darsena imperiale ad Altdorf. Partono tanti soldi. Facciamo anche ad Altdorf, vedete, 250 più 4 di ordine pubblico, 4.000 soldi, una città che diventa un forziere, in pratica una città impenetrabile. Costruiremo la città più grande che mai si è vista. E tu, amico mio dell'iPhone, non potrai farci neanche niente, maledetto. Shish, di la tua sorella. Direi di passare il turno, perché con 2000 soldi non possiamo più colonizzare, non possiamo più sperare di poter fare niente. La domanda è: dov'è Lurid Zori Tellone? Posso emanare un editto ora, perché abbiamo la desolazione in Marienburg a Gorschel, quindi aumentiamo l'ordine pubblico perché ne abbiamo necessariamente bisogno. Dal momento che comunque c'è soltanto un -3 e possiamo riequilibrare la situazione nell'estremo occidente. Abbiamo un'indipendenza perduta, achievement sbloccato, non so a cosa si possa riferire. Però il caos lì si è tolto dal mio pensiero nei territori orientali. Alvisi mi ha detto che i territori orientali sono molto importanti. Su questo gli do ragione, però ritengo che siano un problema in più da dover mantenere, dal momento che ci sono troppe incursioni con un solo esercito. Mi limiterei e basta, perché dovrei soltanto pensare a difendere quel territorio, quando con l'esercito dovrei pensare a saccheggiare. Allora, benvenuti migranti, ordine pubblico meno, crescita delle province, andatevene a quel paese. Ok, noi siamo un pochino repubblicani sotto questo punto di vista. Attenzione, sta finalmente salendo l'ordine pubblico. Però com'è possibile meno 800 fottuti 70 euro dollari, soldini, come cavolo volete chiamarli. Potremmo fare una cava di estrazione del cinabro, che non so cosa diavolo sia. Forse è probabilmente la cocaina, che all'epoca la chiamavano cinabro, per poterla commerciare e spacciare molto più tranquillamente. Perché se gli dicevi a uno: passami un po' di cinabro, guaio, invece che passami un po' di coca. 250 contro 100, produzione di tinture 28. Noi commerciamo con qualcuno? Ancora no, però potrebbe imporci un commercio più facilitato, perché gli altri, vedendo che noi commerciamo cocaina, gli si pallidirebbe il cervello, l'idea, ce la richiederebbero subito. Quindi la facciamo subito, ma dobbiamo aumentare l'introito. Tra due turni miglioreremo l'arsenale e la darsena, penso, a Marienburg, fra tre turni. Quindi dobbiamo resistere per tre turni. Quindi per tre turni cerchiamo di non dilapidare quanto noi di buono abbiamo fatto per adesso. Portiamo grandissimo membro duro, che veramente c'ha l'esercito un pochino distrutto, un pochino maciullato, per via del freddo ovviamente invernale. Ma dobbiamo fare un altro saccheggio, stile Ragnar Pallemosce, con la sua grandissima avanzata di Vikings contro Ecibert nel Wessex. Mentre dobbiamo prepararci ad attaccare i vampiri quando loro meno se lo aspettano. Però torniamo un attimo alla diplomazia. Vediamo chi è che può fare un accordo commerciale con me. Dai, tra poco avrò la coca. Volete fare un accordo commerciale con me, pezzenti? Dai, dai, maledetti. Non vogliono. I principati di confine, no, veramente sono talmente lontani che se ne fregano. Probabilmente perché hanno gli orchi attaccati al culo. I nani, accordo commerciale molto alto. E allora questo pezzo di merda, visto che... ecco perché ha la barba bianca. Thorgrim porta cocaina, Thorgrim porta culo, porta rinculo. Vedendo che non c'era, perché i nani la cercavano nelle miniere, la cocaina, visto che adesso io la sto per produrre autonomamente, non può fare a meno di chiedermi un accordo commerciale. Ma io ti chiedo anche un pagamento. Ti chiedo un pagamento di 1000. Che hanno accettato, attenzione ragazzi, hanno accettato un pagamento di 1300 con i grandissimi nani. Vediamo se questo mi migliora l'economia. Mi ha tolto soltanto 200. Non è tantissimo, però è sempre meglio di nulla. L'ultima cosa che voglio fare è aumentare ancora di più la presenza di questi spadaccini. E facciamo anche un altro alabardiere. Un altro alabardiere. Basta, non di più. Anche perché ci crolla l'ordine pubblico in meno di due turni e non riusciremo più a riprenderci. Bledic, non posso permettermi di uccidere il nostro sviluppatore di iPhone, perché non voglio mantenere i soldi.
Però intanto integriamolo a il nostro buon Carlo Francescone e il suo martellazzo. Passo il turno. Bene, bene ragazzi, stiamo andando abbastanza bene. Stiamo resistendo col cazzo duro. L'importante è muoverci rapidamente e non essere incappati dal caos. Perché ecco, quello che io stavo temendo è che il caos potesse e avesse l'idea di bloccare l'avanzata del mio reclutamento. Speriamo che non ci riesca e soprattutto che Silence Bond riesca a resistere il più rapidamente, il più lungo possibile lassù nel nord, nel frattempo che il mio membro duro cerca di saccheggiare il nord. Abbiamo una rivolta dove? Nel Wissenland. Attenzione, attenzione, Cadorna è sotto assedio di Enrico von Wüstel, qui come si chiama. Vediamo di fare una risoluzione automatica, vittoria decisiva, aumentiamo la tesoreria perché dobbiamo resistere. Forse è stata una mano... 1474. Cosa? Ma ti sei fumato il cervello? Vai Cadorna, prendi, skilla un pochino, uccidi e prendi ancora più tesoro. Prendi più soldi. Ah, perché sto sbloccando tutte quelle cazzo di unità. Maremma Minerva, ragazzi. Allora, dal momento che Cadorna sta lì a non fare niente, a questo punto vediamo, togliamo ancora la riduzione vampirica. Vai. Comunque i vampiri non ci sono qui. Manfred sembra essersene tornato nel suo programma per bambini. E che ci rimanga quel bastardo. Allora, queste due armate del caos, visto che io ora mi posso muovere, posso adesso uscire dal mio territorio e prepararmi per attaccare i vampiri. Se ora cercano di attaccarmi in coppia, non penso lo faranno, perché sono abbastanza tranquille come armate, non mi dovrebbero dare grossi problemi. Direi a questo punto di togliere la caserma, di togliere il fabbro e basta, non posso fare altro. Questo me lo tengo invece, la Gilda dei Sarti mi dà 500 soldi, finché la posso mantenere tanto meglio è. Loro probabilmente stanno andando ad Essen. Vediamo di passare il turno, ma non prima... Non prima di aver... Ah, c'è anche la baia del ghiaccio. Beh, potremmo fare così, ragazzi. Ci muoviamo così, di tre cittadine in tre cittadine, e torniamo a Gorshel. Per poi rientrare all'interno del Middenland. Sempre se riusciamo in tempo e sempre se non perdiamo troppi uomini. Perché non dobbiamo darlo troppo per scontato. Risoluzione automatica. E saccheggia 3.800... Soltanto? Saccheggiamo, però è veramente troppo poco. In rapporto a quante unità perdiamo è veramente troppo poco, troppo logorante. E piano piano ovviamente di battaglia in battaglia noi rischiamo di perdere troppe unità. Quindi facciamo così, prendiamo la baia del ghiaccio e basta. Perché altrimenti rischiamo di inguapparci in chissà quale grossissimo problema con il nostro membro duro. Che non so cosa ci attende qua sopra. Potrebbero arrivare delle armate pesanti e farci il culo. Quindi, fin tanto che rimaniamo in acqua, siamo al sicuro. Sempre se poi non arriva alla modalità risoluzione automatica. Perché non lo so se c'è il combattimento tra navi. Quindi potrei un pochino prenderla in tasca. Vediamo se comunque questi saccheggi stanno logorando gli Skyling. Grado di forza 20, decisamente. Decisamente, amici miei. Ok, l'ordine pubblico al null sta mantenendo. Probabilmente è dovuto tutto ciò alla, al disordine pubblico. Allora, facciamo un villaggio. Perché non possiamo permetterci di lasciare null sempre sguarnita in questo modo. Mentre, con questi soldi teniamo... scacco alla pressione fiscale molto enorme dovuta alla presenza di questo esercito. Noi ci muoviamo verso sud. Abbiamo sbloccato un perito, che non so se significa in questo caso morto oppure perito chimico. Comunque risoluzione automatica, perché purtroppo ci stanno distruggendo Essen. Anzi, ce l'hanno rasa al suolo questi bastardi. Chi è lui? Lurid Zoritellone? No, non credo proprio. Sono degli infimi. Sono degli infimi questi bastardi del caos, perché quando sono in minoranza scappano e quando sono in maggioranza attaccano senza pietà. Alleanza militare con l'Ustland, che è sfavorito. Non ho niente da perdere in confronto. Quindi ti chiedo un pagamento. Moderata. Hanno accettato. Bene, 700 soldi ottenuti con un'alleanza militare con un territorio che probabilmente a breve cadrà e ci lascerà. Io tra poco, ragazzi, devo fermarmi perché devo andare via. Quindi questo è l'ultimo turno. Probabilmente ho fatto un episodio molto breve, ma domani registrerò un altro episodio, quindi non vi preoccupate. Purtroppo non ci sarà la sezione dei commenti, però voglio andare avanti con la campagna e sacrifico un episodio senza commenti, che io odio dover fare, però per forza di cose. Abbiamo una missione disponibile. Invado una regione di questi territori. Conti vampiro, lo faccio subito. Lo faccio subito, non ti preoccupare. Tra qualche turno questa situazione si svilupperà. Io direi, dal momento che comunque Bechafen tra poco cadrà per mano delle ribellioni, di... Attenzione! Lurid Zoritellone pezzente, eccolo lì. Muoviamo Vasily Quiet. Attenzione, ho sbagliato, dovevo muoverlo verso Waldenhof. Stiamo attenti che Lurid Zoritellone potrebbe attaccare in concomitanza con Rogalunas. Non so che range di movimento abbia. Siccome non voglio rischiare troppo, mi muovo oltre Essen per avvicinarmi verso Waldenhof. Sperando comunque di non ricevere una bellissima... imboscata a suon di mazzate di clava nel cranio al buon Vasily Quiet, che nonostante verrà colpito a suon di mazzate, Quiet dirà, mentre sarà colpito, Quiet,
colpitemi quiet, non fatemi troppo rumore. Qui, come se nulla fosse successo, l'ordine pubblico si è azzerato. Oh ragazzi, ho migliorato come Dio comanda l'ordine pubblico, l'introito, eppure qui abbiamo un introito che fa ancora pena, nonostante ci siano quasi due darsene. Vediamo ancora di fare un introito generato con la miniera del cinambro e vediamo se a questo punto, ora che abbiamo la coca, di riuscire a convincere anche quei bastardi di Artois con un patto e un'aggressione. Veramente non vogliono, mi fanno schifo questi francesi mangia baguette, mi fate schifo. Ora sbarco sempre con membro duro, Feuerbach, distruggo l'ultima cittadina a loro rimasta. Mi dispiace di non aver fatto battaglia, ma non c'è stata l'occasione in questo video. E abbiamo distrutto anche il secondo territorio qui del fiordo del drago ghiacciato. Adesso, mamma mia, stiamo perdendo uomini su uomini. Uomini, cioè, io non so, Feuerbach avrà un pene talmente congelato che i suoi uomini si stanno domandando fin quanto a lungo durerà questa campagna logorante nel nord estremo. Si stanno probabilmente ribellando questi soldati come i soldati di Alessandro Magno. E ci muoviamo via barca verso la Baia del Ghiaccio per poi rientrare a sud. Ok, quindi la situazione è questa. Quasi quasi, vediamo, 23 minuti, un quarto. No ragazzi, mi devo fermare. Mi devo fermare, non è successo granché. Il caos, quindi l'Urid Storyteller è qui. Probabilmente la schedina che segnala la presenza del caos è legata all'Urid Storyteller. Abbiamo ancora del margine di movimento. La questione è questa: se l'Urid Storyteller nel prossimo video non ci attacca, noi andremo a Waldenhof. Ditemi se vi pare una buona idea. Vorrei fare un'alleanza militare con i nani che sono arroccati su queste cazzo di montagne che sembrano invalicabili. Beschaffen cadrà, non mi interessa, ma è stato un ottimo modo per poter migliorare il nostro territorio. Middenheim, attenzione, è un grosso problema per quanto riguarda l'ordine pubblico. Quindi quello che sto pensando di fare è usare 3200 soldi forse per poter utilizzare l'introito generato. Ditemi, volete vedere la cittadina sviluppata con Middenheim a livello 3? Non lo farò neanche nel prossimo episodio, quindi potete dirmelo e io lo applicherò nel quarto episodio, cioè nell'episodio dopo ancora, in base ai vostri commenti. Mentre la legione della desolazione si sta ancora sviluppando, e a nord ovviamente riporteremo il buon vecchio membro duro poi una volta nel Midland, una volta che sarà finita questa stagione di razzie incontrollabili, e porterò finalmente, quando saprò che il nord sarà sicuro, Carlo Francesco a sud contro i vampiri, sempre se riuscirò a farcela. Però attenzione, vedo che i vampiri, attenzione ragazzi, se la stanno prendendo un pochino nella merda. Sono grado di forza 1, ma ciò nonostante stanno perdendo territori. Non so per quale motivo, sembra che Karaknor, no, con chi sono in guerra? Sono in guerra con i Pelle Verde e l'Averland, sembra quasi che l'Averland se la stia cavando. Quindi noi possiamo dare il colpo di grazia, come farebbe un eroe, perché gli eroi attaccano nel momento stesso in cui il nemico si trova nella merda. Un pochino come una scena simile a questa. Ma che ti sei bevuto il cervello? Quindi, spero che vi sia piaciuto questo episodio. Lasciate un like, un commento, ditemi la vostra. Sempre se vi va, come sempre, ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi. Vi voglio bene.